rapporto con i lettori e appunto ogni giorno ci dicono quello che pensano e in qualche modo a volte siamo un po', non dico in concorrenza, però prima si diceva che ci sono un sacco di bufale su internet. Io questa cosa la contesto fortemente, nel senso che le prime bufale sono sui giornali. L'altro giorno ero a parlare con, non so se qualcuno di voi conosce Lercio.it, sì. E mi raccontava uno dei fondatori che la cosa più divertente che, o comunque più grossa, più gradante che gli è capitata negli ultimi anni era quella di aver annunciato un articolo in cui si diceva che c'era stato un errore nel sistema operativo di Radio Maria e che quindi avevano trasmesso i Megadeth. Allora, quella notizia lì è uscita su tutti i quotidiani cartacei. Questa una cosa molto... I Megadeth è un gruppo musicale non proprio vicino alla Chiesa Cattolica. E questa cosa qui ha scatenato una serie di, insomma, di giri, insomma, è diventata talmente virale che il responsabile della Maria ha smentito. Cioè, la cosa più divertente è stata questa, cioè, che ormai era diventata una notizia vera, ma non è che, sì, Lercio è dichiaratamente un sito di satira, quindi non si può dire che fosse una bufala confezionata d'arte, eppure molti giornali l'avevano ripresa. Secondo me internet in realtà tende a, o dovrebbe migliorare la qualità dei giornali, perché siamo più esposti ai commenti e ai commenti dei lettori e siamo molto più esposti a essere sbugiardati ogni volta che noi facciamo qualcosa. La stessa cosa per quanto riguarda i vaccini, si è parlato oggi dei vaccini, ma quando 2 anni fa era uscita la notizia che alcuni vaccini o comunque un lotto di vaccini aveva ucciso alcune persone, questa cosa qui è stata veicolata nei media tradizionali. Poi si è scoperto che quelle 5 persone erano ultra novantenni già malate, che probabilmente quindi avrebbero potuto passare a miglior vita anche senza i vaccini. Insomma, quindi io sul fatto che internet sia un generatore di bufale e mentre i giornali sono qualcosa di diverso, insomma, io ci andrei un po' piano su questa cosa. Come si diceva prima, anche le nuove porte d'ingresso.